visto che in televisione anche quelli che non sono scienziati sanno tutto sulla Luna, e qualcuno forse ne sa anche di più, mi sono organizzato anch'io per parlare della Luna e affini, e mi sono procurato tre palle di diversa grandezza, una a forma di sole, una a forma di terra e l'altra a forma di luna, e un pezzo di legno che si apre in due a forma di compasso per prendere tutte le distanze e misurare. Il sole è grosso e bollente, la terra è media e tiepida e la luna è caldissima o freddissima secondo le circostanze, che adesso spiego. Il sole sta fermo per permettere alla terra di girargli tutto intorno. La terra gira intorno al sole e la luna, che deve girare intorno alla terra, è attaccata con questo braccio alla terra, perché se no con tutti questi giramenti chissà dove andrebbe a finire negli spazi infiniti. Man mano che vanno verso la luna queste tre palle diventano sempre più piccole e anche sempre più fredde, meno la luna, che quando è più vicina al sole è caldissima ed è freddissima quando è più lontana, perché la terra fa ombra e chiunque può controllare, si vede a occhio nudo. La terra è la più furba, perché sta in mezzo e non è né calda né fredda, e allora, siccome c'è anche l'aria, si può respirare, poi c'è l'acqua per bere, lavarsi e fare tutte quelle altre operazioni di uso domestico e industriale. Questo come spiegazione. Peccato però che dalla terra non si possa andare sulla luna a prendere il sole, perché brucia troppo. Non si può neanche andare sul sole, perché quello addirittura liquefa, ma nessuno ci pensa. Però sulla luna si può andare dalla terra non come vacanza a prendere il sole, ma come lavoro a prendere le pietre. Questa è l'ultima invenzione degli scienziati, la più grande del secolo, anche se è pericolosa e costosa. Ma gli scienziati non vanno soltanto sulla luna a prendere le pietre, poi andranno anche su tutti gli altri pianeti abitati a portare la pace dalla Terra. Ma speriamo che non ce ne sia bisogno, che almeno là siano in pace, oppure che non sappiano da qualche altro pianeta abitato, pettegolo e spia, che qua ci sono le guerre, perché altrimenti, siccome è l'esempio che conta, come farebbero a fidarsi di noi? Comunque, se ci sarà qualcuno là che vorrà la guerra, verrà eliminato da noi che vogliamo la pace. Così almeno ci sarà un punto dell'universo dove si potrà andare e stare in pace tutti quanti, sperando che non succeda là quello che finora è successo qua. Ma l'uomo gira intorno alla donna. Sa che distanza c'è fra l'uomo e la donna? Ha visto che luna stasera? Boh, forse preferisce il sole. Oddio, non ha torto, perché il sole scalda. Ma scalda la pelle di giorno. La luna scalda anche lei, ma il cuore di notte è... Per conto mio, io preferisco tutte e due.